quest'anno abbiamo fatto crescere il numero degli italiani di frontiera, portando i 18 da 5 università italiane in Silicon Valley per il sesto Silicon Valley Study Tour, quindi futuri italiani di frontiera giovani. Per adesso abbiamo, con questi 16 quest'anno abbiamo raggiunto i 100 ragazzi e ragazze che hanno fatto questa fantastica esperienza, perché in 2 settimane, passando da Stanford a Berkeley, a Google, a Yahoo, a Cisco e a Startup, praticamente questi ragazzi, quando finiscono questo tour, dicono grazie a tutti voi, grazie Paolo, ci hai aperto il cervello a 360 gradi. Questo è il più grosso risultato che portiamo a casa. Allora, mi chiamo Paolo Marenco, sono ingegnere elettrotecnico di origine, dal 2005 dirigo iZone. iZone è questa prima agenzia per lo staff leasing nella Information Technology autorizzata dal Ministero del Lavoro in Italia. Presiedo anche l'associazione La Storia del Futuro, l'ho fondato 10 anni fa a Verbania, e guido anche un consorzio di ricerca di produttori di rubinetterie valvolane, 25 produttori bresciani e novaresi. Chi sono io? Beh, è difficile dirlo, ma sono un ingegnere un po' strano. Quando l'ultima volta mi sono definito come un ingegnere con il networking al posto del sangue nelle vene, no? Quindi questo è un po' il mio marchio di fabbrica. In realtà sono un manager che lavora ormai da più di 20 anni a cavallo fra l'università e le imprese, e quindi con grande attenzione ai giovani. E direi che il mio principale goal oggi, diciamo, di questa parte della mia vita, ormai da molti anni, è quello di aiutare i giovani a crescere, cioè fare il mentore e dargli l'apertura mentale per costruire una strada che sia importante per loro. Ma Silicon Valley Study Tour è veramente una bella storia. È nato da un rapporto personale, come tutte le cose nella vita. Io scopro nel 2005, da un articolo del Sole 24 Ore, che Jeff Capaccio, ragazzo che avevo conosciuto 20 anni prima in Italia, ormai avvocato affermato a Palo Alto, aveva creato un network fra i manager e gli imprenditori italiani in Silicon Valley, un network di nome SVIEC. E io avevo fatto questa associazione ormai da 5 anni in Italia, chiamata La Storia del Futuro, che portava manager e imprenditori a raccontare le loro storie nelle principali università italiane. Ho detto a Jeff: come possiamo fare il link fra questi due progetti di valorizzazione di cultura di imprese in Italia e di valorizzazione di genius loci italiano in Silicon Valley? E così è nato il Silicon Valley Study Tour. 2 settimane a fine agosto, il primo nel 2005, il sesto nell'agosto e settembre di quest'anno 2010, 100 ragazzi partecipanti, un social network che è siliconvalleystudytour.com, dove ormai sono presenti 700 e più membri, di cui 100 italiani in Silicon Valley e 600 ragazzi startup studenti in Italia. Si parla nel social network solo in inglese, anche fra italiani. Il vero plus del Silicon Valley Study Tour è questo: mettere in contatto due culture che hanno la stessa origine. L'origine è quella di essere italiani. I ragazzi che vengono dallo Silicon Valley Study Tour, che tornano dal Silicon Valley Study Tour, cosa si portano dietro? Tanto si portano dietro la predisposizione al rischio. Capiscono che si può fallire, capiscono che bisogna mettersi in gioco, che non bisogna porsi limiti, che è alla loro età che bisogna fare questo, e quindi, diciamo, sono assolutamente portati in una direzione, diciamo, che non era la direzione che avevano prima di partire. Quando tornano hanno capitalizzato dei contatti che magari li portano a fare impresa. Cioè, un caso interessante è quello di questo gruppo di un ragazzo genovese, studente di ingegneria, ha trovato una startup dello Utah guidata da un italiano che aveva bisogno, diciamo, di sviluppatori software di un progetto molto specifico. Lui è un gruppo, ha messo insieme un gruppo di amici fra la Liguria e la Toscana e ha creato una startup ancora virtuale che si chiama Fastcode per lavorare per questa startup dello Utah. Ci sono altri casi di ragazzi che hanno creato, diciamo, incubatori sociali. Non so, il caso più importante è il caso milanese di The Hub. The Hub è questa rete di incubatori sociali che ha visto a Milano la nascita di questo incubatore poco più di un anno fa. Niccolò Borghi è stato un partecipante al Silicon Valley Study Tour del 2007 e lì ha senz'altro raccolto lo spunto per tra
trasferire questo modello anche a Milano. Abbiamo questi ragazzi, diciamo, brillanti, diciamo, laureandi o neolaureati delle migliori università italiane interessati a questa esperienza, in contatto con chi? Con italiani, dai nomi, diciamo, più o meno famosi, senz'altro famosi per gli addetti ai lavori, da Pierluigi Zappacosta, Federico Faggin, Alberto San Giovanni Vincentelli, guru della tecnologia che sono partiti dall'Italia magari 20-30 anni fa per costruire e lanciare aziende globali in Silicon Valley. E da questo contatto scocca una scintilla fenomenale, nel senso che la cosa bella è che questi ragazzi tornano in Italia non dicendo paradossalmente voglio scappare, voglio andare in America, ma dicendo ho capito che non devo pormi barriere, che quello che posso fare, che voglio fare, costruire, lo voglio fare qui. E molti stanno lanciando startup in Italia, lo stanno facendo e quindi si sta veramente creando un percorso virtuoso collegando questi, diciamo, queste due generazioni italiane così distanti geograficamente e anche come età, ma grazie a internet così vicine.